Durante 25 secoli, Gerusalemme è stata sotto il dominio dei babilonesi, dei persiani, dei greci, dei romani, dei turchi, degli inglesi e degli arabi. E fino agli eventi più recenti, le profezie bibliche sulla fine dei tempi non riuscirono mai ad avere un senso. Fu solo durante la crisi petrolifera del 1973 che l'intero significato della profezia di Zaccaria si manifestò. Zaccaria definì Gerusalemme una pietra pesantissima e disse: «Tutte le genti del mondo si uniranno contro di lei». Ora, con Gerusalemme in mano israeliana, possiamo capire meglio come la profezia potrebbe realizzarsi. I combustibili fossili sulla Terra si stanno esaurendo e il petrolio sta diventando l'arma economica più potente. Quando le fonti alternative di energia saranno finite, il mondo dipenderà completamente dal petrolio medio orientale. Quando gli stati industriali saranno bloccati dalla crisi energetica, gli arabi useranno il loro potere economico per tentare di ottenere il controllo di Gerusalemme e dei luoghi sacri. Quando ciò avverrà, la città diventerà davvero la pietra pesantissima profetizzata da Zaccaria e tutte le genti del mondo si uniranno contro di lei. Questo conflitto porterà all'ultima battaglia del genere umano e proprio nella valle di Armageddon. Il nostro pianeta davvero è in pericolo mortale? C'è davvero un fondamento nelle profezie bibliche? Lo abbiamo chiesto ad alcuni dei maggiori scienziati. Il genere umano corre un pericolo serio e se consideriamo che questa esplosiva situazione è nata solo 10-15 anni fa, ci rendiamo conto che si è a pochi minuti prima del possibile disastro. La verità è che io sono fra quegli scienziati che trovano arduo capire e prevedere se la razza umana sia in grado di portare la sua vicenda, diciamo terrestre, molto oltre l'anno 2000. È più tardi di quanto la gente creda. Mancano 5 minuti a mezzanotte o invece ne mancano 10. È questo il dilemma. Non posso crederci. Sono tutte chiacchiere. Io credo ai fatti concreti, non sono così fatalista, proprio no. No. La Terra sta piantata qui da troppo tempo perché possa scomparire così. Gli uomini vivranno per millenni e millenni. Credo che la civiltà ci sarà per sempre. Quando avverrà, io non sarò più qui. È l'orgoglio, la vanità o l'ignoranza che ci fa sentire invincibili al cospetto della natura? Che cosa dà all'uomo l'idea che il suo tempo sulla Terra sia illimitato, senza fine? La difficoltà sta nel fatto che tantissima gente non riesce neanche a pensare all'evidente possibilità d'un'estinzione della razza. Mio fratello, ad esempio, non riesce a pensare neanche alla propria estinzione. Come zoologo, non posso davvero pensare che il genere umano sia diverso dai molti altri generi di creature viventi che ho studiato. La prima cosa che uno zoologo nota fin dall'inizio dei suoi studi è che la specie umana è destinata ad estinguersi. Non vorrei proprio che la gente credesse di essere eterna, che l'uomo sia diverso dalle altre specie. Non lo è. Sotto questo aspetto è come ogni altro animale. Ci sono molte sinistre testimonianze di civiltà passate che non seppero sopravvivere ad un cambiamento ambientale. Ma erano civiltà relativamente isolate e quando si spegnevano, altre potevano sorgerne e prosperare da qualche altra parte. Se la civiltà attuale si distruggerà, non resterà nessuno a raccoglierne i pezzi. Il profeta Gesù disse che alla fine dei tempi ci sarà ogni genere di catastrofi naturali. E disse che sarebbero aumentate in frequenza e in intensità come le doglie d'una donna che sta per partorire un bambino. Questa è la chiave per capire il significato di tali eventi.
Nonostante lo straordinario sviluppo della tecnologia nel XX secolo, non possiamo non pensare a quanto sia piccolo e indifeso l'uomo nei confronti della natura. Se le condizioni sismiche e meteorologiche fossero sempre stabili, probabilmente potremmo trovare modo di fronteggiarli. Ma il numero di terremoti di intensità superiore al 7° grado della scala Richter è enormemente aumentato negli ultimi anni. Solo quelli verificatisi in Cina, Romania, Italia, Filippine e Guatemala sono costati più di 1 milione di vite umane. Le stesse considerazioni sono valide se si parla di tornado, inondazioni, mutamenti climatici. Quando osserviamo la crescente offensiva della natura, ci viene spontanea una domanda. C'è un preciso senso in tutto questo? Un qualche profondo significato? Potrebbero essere queste le doglie di cui parlava Gesù? Luca, al capitolo 21, ci dà chiare predizioni sulle perturbazioni nello spazio che influenzeranno l'atmosfera e il clima sulla Terra. E dice che queste perturbazioni saranno tanto tremende che le menti verranno meno per la paura di ciò che vedranno abbattersi sul mondo. E si vedranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle. E sulla terra i popoli angosciati saranno spaventati dal terribile rombo del mare in tempesta e le potenze della natura saranno sconvolte. Questi eventi furono tutti previsti dagli antichi profeti. E quando esaminiamo gli eventi, ci è facile scegliere l'inevitabile conclusione che quanto predetto da Ezechiele, Daniele, Zaccaria e Gesù, tanti secoli fa, stia accadendo proprio adesso e sotto i nostri occhi. Un'altra delle doglie da parto di cui parla Gesù è la carestia. Nella Rivelazione, al capitolo 6, è scritto che un terzo del genere umano sarebbe morto di carestia e di pestilenza. E quando osserviamo la realtà di oggi, ci accorgiamo che è proprio quanto sta accadendo. Nel mondo ci sono sempre state le carestie e le pestilenze, ma mai estese come quelle di oggi. Dall'India al resto dell'Asia, dall'Africa al Sud America. L'avverarsi della profezia è già cominciato. Alcuni esperti di diverse nazioni discutono sul numero delle persone che muoiono ogni anno di fame, che oscillerebbe da 2 a 20 milioni. Secondo una nostra prudente stima, il numero dei morti si aggira sui 5 milioni. Tutti sappiamo che in un anno ci sono 365 giorni, quindi se dividiamo 5 milioni per 365 abbiamo circa 14.000 persone morte di fame ogni giorno. Ciò vuol dire che quando cominciate a vedere questo film, fino a quando finisce, circa 1.000 persone muoiono di inedia. Poiché non sappiamo controllare la popolazione del mondo, il momento del disastro è molto vicino e non abbiamo armi per poterlo evitare. A nessuno piace sentire la cruda verità. Ma stando alla cifra in possesso del governo degli Stati Uniti, la richiesta del cibo nel mondo è maggiore delle disponibilità. Attualmente 600 milioni di persone sono pericolosamente denutrite e 800 milioni vivono con meno di 30 centesimi di dollaro al giorno. La popolazione cresce esponenzialmente sulla Terra. Circa 40 anni or sono, quando io sono nato, eravamo 2 miliardi. Ora siamo in 4 miliardi. Tra 35 anni o poco più, se ci andrà bene, sulla Terra saremo in 8 miliardi e siccome credo che non ci andrà bene, ci sarà una grande moria prima di raggiungere questa cifra. Per la maggior parte degli americani e degli europei, la carestia deve sembrare un'evenienza estremamente remota. Ma ormai nessun popolo può vivere isolato e molto presto i problemi del terzo mondo ci riguarderanno tutti. Con il mostro della sovrappopolazione che ci alita sul collo, lo spettro della guerra è sempre più imminente. Non è molto difficile prevedere cosa potrebbe fare uno Stato che, non riuscendo a procurarsi il cibo, vedesse la sua gente esposta al pericolo della morte per fame. Se avesse armi atomiche nei suoi arsenali, potrebbe tentare di usarle. E questa decisione porterebbe ad un terribile olocausto.
Mi trovo adesso sull'ultimo campo di battaglia del pianeta Terra. Ed è qui che gli ultimi istanti della nostra civiltà si concluderanno. Non solo nella Bibbia è stato previsto ciò che accadrà qui, ma quando. L'esatta sequenza degli eventi di quel giorno è scritta nella profezia. Il profeta Zaccaria ci dice che chi verrà a combattere qui vi troverà una fine assolutamente innaturale. Per prima la sua carne imputridirà sulle sue ossa, gli occhi marciranno nelle sue orbite e la lingua dentro la sua bocca. Ma la cosa straordinaria è che tutto questo gli accadrà prima che sia caduto a terra. E niente causa questo se non la radiazione atomica. I profeti descrivono armi di un enorme potere distruttivo che ai loro tempi nessuno riusciva a capire. Noi, con le nostre conoscenze tecniche, capiamo e sappiamo quali siano quelle armi. Nello sconvolgente libro della Rivelazione c'è scritto di un uomo che dice di essere stato trasportato da una specie di macchina del tempo nel futuro, fin quasi alla fine del XX secolo, per descrivere ciò che avrebbe visto e sentito. Ora, come poté quell'uomo descrivere ciò che esiste in un'era scientifica e tecnologica come quella nostra? Dovette tornare nel proprio tempo, estrarre dai fenomeni visti le parti essenziali e renderle chiare, e tentare di descriverle in forma di fenomeni del proprio secolo. E dal trono scaturirono lampi e suoni e rombi di tuoni. E grossi chicchi di grandine pesanti 100 libbre caddero dal cielo. E gli uomini bestemmiarono Dio per quel flagello. Il cielo scomparve, ed ogni montagna fu cancellata, e così ogni isola. L'olocausto nucleare è descritto nella Rivelazione al capitolo 8. Giovanni vide un corpo celeste molto simile ad un meteorite che solcava l'atmosfera bruciando e fiammeggiando e quindi colpiva la Terra. La descrizione s'attaglia stupendamente ad un missile balistico intercontinentale che quando rientra nell'atmosfera terrestre appare come un meteorite. Quando cominciai ad occuparmi di queste cose nel 1969, i depositi di armi nucleari degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica insieme celavano esplosivo equivalente a 15 tonnellate di TNT per ogni uomo, donna o ragazzo sulla Terra. Potreste anche credere che era sufficiente, a parte la considerazione che queste cifre erano sconosciute persino ai membri del nostro governo, ed invece era solo una tappa dell'escalation. Oggi gli Stati Uniti fabbricano 3 testate termonucleari al giorno. Noi siamo su un ascensore e non possiamo scendere finché i sovietici pretenderanno di imporre la loro potenza militare su tutti gli stati occidentali. Rimango pessimista sul nostro futuro perché ancora non si vede la fine della corsa al nucleare. Ecco perché credo che abbiamo poco tempo. Senza un cambiamento drastico che riesca a mutare questa situazione, ci attende una guerra nucleare. Negli ultimi 30 anni abbiamo vissuto nel pericolo creato dalla corsa russo-americana agli armamenti. Ma adesso siamo di fronte al crescente rischio causato dalla proliferazione nucleare. Noi siamo al punto che è molto facile che le armi nucleari siano disponibili per un numero crescente di nazioni. E prima che finisca il secolo, è probabile che anche qualche gruppo terrorista ne disponga.